buongiorno, sono a Termini. Sto per partire, sto andando a Milano con Marco. E sono vestita super leggera e sto morendo di freddo. Guardate. Mai più. Valigetta rosa, ovviamente. Marco? Amore, buongiorno. Ma cosa mi stai inquadrando, Mia? La valigetta, mo. No, perché ho i coscioni. Ma vaffanculo, io che devo dire? Amore, tu sei magra e gnocca. Sicuramente. Io sono pozzo, single, nessuno mi seguia. A me quanto mi fa morire Marco quando, che ne so, vede qualcuno, gli dico, amo, quello ti piace, mi fa, è un cozzo. Nell'attesa che esce il binario moriremo di freddo. Sto sul treno, siamo appena seduti. Marco, stare vicino a te, ora mi metto in capo. Marco sta di fronte. Anch'io qua. No, mi piace. È indifferente. Oddio. Ma hai visto i biglietti? Ce l'hai, Marco è ansiosissimo che si perde il telefono. Questi posti sono super larghi, cioè super comodi, cioè guardate la mia vita. Eccolo. Eccomi. Oggi c'è il moro con i Parkinson e le mani mi tremano, ma com'è? Perché? Sei emozionata? Eh? Non è il mio profilo. Siamo negli studi di pomeriggio 5 aspettando un camerino. Per adesso siamo dei sfollati. Io non vedo l'ora che mi danno un camerino così mi restauro, che sono un cesso a pedali. Non è vero, stai bene. Anche tu stai bene. Grazie amore, tu dici che sei un cesso solo perché hai gli occhiali, perché tu non ti sai vedere con gli occhiali, invece stai bene. No, sono un cesso in genere, mi vedo proprio brutta. Ma smettila. Sarà mi sta bene il ciclo, vedo un cesso proprio, un cesso, il gabinetto. Quindi ora tu sei nella fase del preciclo. Sì. Aiuto. Marco ha paura quando mi deve venire il ciclo. Perché tipo canta, poi è nervosa, poi sbraita, poi tipo diventa Satana. Poi piango, poi rido. Aiuto. Poi ripeti per 10 volte. Ci hanno dato del camerino. Provo a far funzionare le lucette, ma non ci riesco. E qua c'è i vestiti. Salviette. Trucchi. C'ho di tutto e di più. Questo è quello che ho preso da Primark. Oddio. La borsa e tutto quanto. Niente, queste luci non funzionano. Zero. Marco ha trovato il metodo per accenderle. Vai Marco, facci vedere. Olè! Sembra un deficiente. Ma io facevo, non funzionava. Vi faccio vedere la camera. Allora, questo è il bagno. Guardate che bellino. Vabbè, i sanitari. Là c'è uno sgabellino rosa. Poi, di qua c'è la camera. Questo non ho ben capito che cos'è, penso sia per appendere dei vestiti. Un letto matrimoniale, anche se mi sembra più grande. Qua per far comizio la mattina. E questa è la porta d'entrata. Mamma mia, sto in coma. Buongiorno. Non mi sono ancora affacciata, ma ci dovrebbe essere una bella visuale. Dai, sono stata fin troppo ordinata. Ovviamente lì, buste di Primark. È arrivata la colazione in camera. E io di tutto questo mangerò soltanto il panino perché mi sento ispirata oggi. Le prime mattine il panino col prosciutto. Vi faccio vedere adesso la panoramica.
che in realtà ancora non ho visto. Ed era meglio che non vedi. No, non è vero, cioè, pensavo peggio. Attenzione, si ferma il condizionatore, ok. Oddio, oddio. Oddio, oddio, che freddo. Cioè, io me ne sono accorta adesso di questo buco dove si potevano fare foto super fighe, vi rendete conto? Le foto da sexy porcona. Tipo le foto da sexy porcona, vedo così. Ok, questa non è tanto da posa da sexy porcona, è più tipo da elefante abbattuto. La foca arenata, la balena arenata. Vabbè, dico, vabbè, avete capito. Ehi, ciao! Ma perché ridi? Così. Perché ridi? Boh. Dai! È un vlog, è più spontaneo. Sì, ma... Siamo da Italy, che sarebbe questa cosa qui, Italy. Non ci sono mai stata. È la prima volta che io vengo qui e stiamo vedendo il menù. Prego, signora, assaggi pure. Mia non mangia il prosciutto crudo, però ti stavo consigliando, prendi una zuppa, che era? Zuppa di fagioli di pigna. Zuppa di fagioli. Non piada te a zuppa di fagioli. Cioè, mi vuole mollare zuppa di fagioli. Ma scusa, siamo da Italy, qui si mangia tutto bio, tutto naturale, prendi una zuppa di fagioli. Ma piada te a zuppa di fagioli. No, io voglio prendere tipo una piedina. Ma io pure piavo gli però tu non mangi il prosciutto crudo, guarda, questo è quello stagionato 24 mesi. Tu mangi solamente il prosciutto rosa, che sarebbe il prosciutto cotto, ma perché lo chiami rosa? Perché mi so distingue, ma è un'altra storia. Marco, fammela vedere. Sì. Che cos'è? Questa si chiama Molecola, che sarebbe una Coca-Cola italiana. Ok, la loro Coca-Cola. La voglio assaggiare. Coca-Cola d'Italy, vai, assaggia. Secondo, Allora, questa è la mia piadina che c'ho dentro, tacchino, insalata, e questa è quella di Marco, la tua che c'ha dentro. L'apro? Sì. Prosciutto, stagionato 24 mesi, rucola e stracchino. Buona, amore. Ora l'assaggio, sono la grossi, vuoi assaggiare? Sì, sono enormi. Buongiorno. Buondì. Stiamo andando a Brescia. Ecco il mio panino. Grazie. Fa freddo. Ma non devi piar ginseng? Cosa? Non devi piar ginseng? Ah, è vero, il ginseng mi sono dimenticato. Penso sempre al McDonald's. Noi siamo sul treno. Io sto taggando Mia in una storia. Io sto cercando un punto dove non ho riflesso negli occhiali. Va bene il tag arancione? Sì. Ti piace come colore? No, sarà meglio però. Ma io ho tipo c'ho un il peletto di... rosa. Tu mi stai tipo spelando addosso, te lo dico. Hashtag spelando addosso. Ok. Volevo far notare una cosa, scusate il traballio ma il treno si muove. Volevo far notare che c'è un posto della gravida e del vecchio. Quindi io sono gravida e Marco è vecchio. Poi fondamentalmente la gravida e il vecchio stanno un po' dappertutto. Siamo io e te. Io in realtà sono gravido perché sono una panza gonfia. Non ce l'avevi niente, capito? No, per quella maglietta larga. Sì. Aspetta, fermo, ci sono gli occhiali. Ciao. Taxi qua al centro commerciale. Stiamo rischiando di perdere il treno. L'abbiamo Tra 8 minuti stiamo abbiamo il treno e noi siamo ancora qui al centro commerciale. Aiuto. Abbiamo perso. Per colpa di chi? Abbiamo perso il treno, vi rendete conto? E ora mia, come facciamo? Rimasti a Brescia. Ma come facciamo? Io ho paura. Io pure, zitto. Dio, cioè, attacco di panico terribile. Sto in questo centro commerciale. Cioè, avevo delle cose di lavoro da fare. E praticamente, niente, sono passata anche da Primark, ma ho speso poco. Che già avevamo dato 2 giorni fa, vero? Sì, amore, scusa, ma c'è una signora... Certo! Stiamo scandando la nostra cena. Perché fondamentalmente abbiamo perso il treno e sono passate 3 ore. Ma tu devi far vedere le nostre facce.
Ecco, sono passate 3 ore o 4. Sì, io e Mia siamo disperati perché abbiamo perso il treno delle 5. Non sapevamo come rifare i biglietti. Terribile. Tutti i treni pieni, di noi domenica, senza soldi. Bloccati a Brescia. E ora, niente, stiamo scaldando il farro. Terribile, raga, terribile. Non ho ripreso perché eravamo disperati. E ora ci mangiamo anche, che? Cioè, facciamo schifo. Panino con la mortadella? L'unica riconsolazione, ci consoliamo così, è il cibo. Siamo disperati, arriveremo a Roma dopo la mezzanotte. Basta. Il farro stava scoppiando. Mi manca solo il farro che scoppia, allora, metti i panini. Però ci mettiamo il panino con la mortadella. Ma secondo te? Non è mortadella. Come non è mortadella? Cotto, no. Io voglio la mortadella. Anche perché la mortadella non la mangio. Non la mangio. Siamo sul treno, sì. Il primo. Sì, un viaggio infinito. Dobbiamo scendere. Dobbiamo arrivare a Milano. Questo treno porta quanti minuti di ritardo? Quasi 20. Quello di Milano uguale. Non sappiamo come tornare poi a casa. Guardate le mie borse. Terribile. Siamo sfranti, io vergogno pure a fare le denti. Perché ti copri? Che sono terribile. Che belli questi orecchini. Basta. L'incubo continua. Questo è per vlog? Sì. Ti hai detto già? Sì, altri 30 minuti di ritardo. Allucinante. Io non so né quando arriveremo, quando metteremo piede a Roma. Io ho l'ultima sigaretta. Questo è un grande problema, perché tra poco Mia diventerà Satana. Quadro un po'. E come si gira? Sto arrivando. Dove sta? No. Mi pare arrivato al Pagnano, forse era vestito a carnevale, però cioè è allucinante. Sì. Poi inculano la borsa. Vabbè, quindi le sta fumando e aspettiamo il prossimo treno. Noi dovevamo ripartire alle 5, sono le 9 e mezza quasi. Arriveremo una di notte, non lo so io. Incubo. Il treno alta delle ore 21 per Roma Termini, Barcano, ritardo previsto. E pensate che noi dovevamo prendere quello da 140 minuti di ritardo? E per fortuna non abbiamo preso. Praticamente tutti quelli per Roma stanno facendo ritardo e noi non torneremo mai a casa. Non ne posso più. Mi è da piangere in realtà. Ragazzi, qua è una catastrofe, sono diventati 50 minuti di ritardo. Cioè, da che era un viaggio figo è diventata una tragedia vera e propria. Non posso più, arriveremo a Roma alle 2 di notte. Dai, non ridermi, io sono disperato, te lo giuro. No. Che palle. Mi viene da piangere, però guarda a te, mi viene da ridere. Cioè, bello il teatro, eh? Perché faceva figo. Ve giuro, da che era un viaggio figo è diventata proprio un'odissea, una tragedia. Basta. Noi alle 8.45 dovevamo stare a casa. No. Sono le 9.30. Cioè, sballottati da una stazione all'altra, mi è da piangere. Però poi guardo Marco e mi viene da ridere. No, ma dai ragazzi. Cioè ma sto ciuffo io, mi paro. Noi dovevamo arrivare a Roma alle 8, noi arriveremo dopo le 2 di notte. Ma sto ciuffo, mo? Il tuo? Ma sistemamelo, fa qualcosa. Ma che te frega, io sono tutto unto, bianco. Unti e bisutti. Corri, corri Mia. Ma perché mi quadri la panza? Perché un cammino. Quadro la panza tua. La stronza si è passata avanti. Un cammino, inquadro il telefono. Siamo sul treno. Siamo sul treno. 3, 4. Quindi non stiamo vicini. Questo è 5. Terribile. Ok. Due minuti in più. 50 minuti. 50. Io darò con le metro. Non che stiamo viaggiando. Un incubo. Sono riuscito a prendere un Twix alle macchinette. Ed è anche più lungo. E Marco è felice che è più lungo, vero? Quanto sei scemo. Un dolce ci voleva proprio. Mangiate il Twix. Mazza quanto è grosso. Sono le 2 di notte e finalmente sto a casa. E
è stata un'odissea, cioè è stato veramente un viaggio pessimo e ci siamo informati sul perché, insomma, sto treno aveva fatto ritardo perché c'era stato un incidente tra treni in concomitanza con la morte di una persona che non so, insomma, se è maschio o femmina, e è stata investita sta persona, quindi c'è presa male e niente, questo ha causato il tutto, un viaggio finito in tragedia. Comunque io sto a casa mia, Marco sta a casa sua, il vlog finisce qua, vi saluto anche da parte di Marco e niente, vi mando un grossissimo e grandissimo, aspettate, c'è pure il telefono scarico, sa di un grossissimo, beh scusate la confusione, sono stanca, vi mando un grandissimo bacio, grazie di essere stati in mia compagnia, ci vediamo al prossimo vlog, spero meno sconfusionato, spero comunque di avervi strappato un sorriso e niente, fatemi sapere se avete mai avuto brutte esperienze con i treni o perlomeno se sto vlog va divertito un minimo e niente, vi mando tanti bacetti. Per me è buonanotte, per voi è buongiorno, non lo so.